E rieccoci ragazzi, ho trovato un attimino di tempo per registrare Milan Pisa, tanto stasera non devo andare perché domani farò parte di una squadra come pulizie tramite un'agenzia. Speriamo che mi chiamino ancora e anche un po' più sovente. Dunque, siamo arrivati al giro di boa, l'ultima è col Milan, la classifica la vedete sulla vostra destra. Arriviamo da una sconfitta col Pordenone, maturata nei minuti finali dopo che eravamo riusciti a battere la Juve 3-0, una bellissima partita giocata veramente bene questa. Il pareggio con la Roma che meritavamo la vittoria e questa stendiamo un velo pietoso, sapete come la penso, non sono riuscito a toccare palla, niente. Difatti non l'ho neanche registrato, ho tolto via la registrazione perché c'era solo parolacce lì. E quindi niente. Sapete ormai io come la penso su questo titolo. Sto registrando a tempo perché non ho più il tempo di prima. E quindi poi sinceramente non è che ho più molta voglia di giocarci perché un po' vuoi i miei tempi, un po' vuoi l'età. E poi anche e soprattutto che io ritengo e ripeto che uno quando spende i soldi, che sia qualsiasi cosa, deve avere il ritorno. Se non ce l'ha, è meglio lasciarli dove sono certe cose. Formazione già fatta, andiamo avanti e facciamo subito lo stadio. Sapete che io gioco in notturna tutte le partite e lasciamo le maglie così, la squadra è già stata fatta, tanto ed è questa qui, perfetto. Ok, tanti indisponibili, vedete Foden, Carrico, Firpo, Pavoletti, Airaudo addirittura, non è quasi Diaz, infortunato ne avrà per un bel po', peccato perché stava, era in formissima, era in formissima. Modalità questa, ok, modalità questa, modalità questa, non c'è più tanto da studiare e tanto da guardare, qui o la va o la spacca. Voglio solo fare una cosa insieme a voi in diretta, allargare leggermente i centrocampisti centrali e dare chiaramente la fascia da capitano a Botroid perché ritengo che se la merita. Botroid in fase di rinnovo di contratto, speriamo che accetti e se no cercheremo qualcun altro. Offerte allenatore da Torino e Roma, ma io voglio rimanere qui, almeno far vincere un titolo di un qualcosa, che sia campionato Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Supercoppa UEFA, Champions o Europa League al Pisa. Ma questa è un'altra storia. Andiamo. Ho discusso tanto anche con un mio amico qua del paese che gioca molto a My Club e dice che è diventato impossibile giocare anche online. Cioè, proprio come ripeto, anche lui la pensa come tanti, come me, che questo gioco è assente di meccanica. Non ha meccanica, non ha niente. Giochi tanto per giocare. Ok, siamo a San Siro. Vedrete qui adesso come cambia. Guardate, vedrete. Squadre schierate in campo, andiamo a questa partita. L'ultima del girone d'andata parte il Milan, Caicedo. Subito con Godin, Rossettini. Nagore, Godin, Pina. Cambiato molto il Milan. Palla a Calafiori. Martinelli, che ancora resiste da quando c'era Mister Bruno. Malinowski, fermato subito bene da Ionita. Tocca per direzione di Botroid, fermato a sua volta, Molin, Nagore, Pizzi, avanza Pizzi, Malinowski, attenzione perché questo Malinowski è bravo, attenzione Caicedo con buon tiro da qua, attenzione a chiudere, l'arbitro vede un fallo, logicamente, e fischia, attenzione all'Eurogol di Malinowski, attenzione. Parte il tiro e gran parata di Leno.
campanata di Leno con il triangolo e il cursore girato a destra. Ionita avanza, Milan vicino al gol con Eriksen, per lui sempre un derby fischiato quando tocca la palla, crociata Gunther, pallone a Boutroide, si infila ma non reagisce bene, ma poi Boutroide arriva e tocca in direzione il nostro Lasagna, colto pienamente in fuorigioco. Rulli ha cambiato anche il portiere, Milan, tanti cambiamenti nella squadra rossonera. Pallone Calafiori, velocità sempre 0, modalità superstar, 11 minuti. Martinelli, Calafiori, contrastato buono da Roma, adesso la palla verso Lasagna che la gira male, recupera Nagore, Malinowski, che attenzione, riesce a tenere palla, Pizzi, su di lui Gunther, attenzione Malinowski, parte il tiro, gira, attenzione, a mezzo pallonetto, che deve bloccare, si riparte con Gonzalez, il pallone Cabrera, gira poi per crociato, sale e riceve Gunther, molto bene, bravissimo questo Gunther, poi qui sbaglia l'appoggio. Ancora crociata, risbaglia anche crociata, arriva Caicedo, ma bravo crociata, prendergli il tempo nello stop. Cabrera, Gonzalez, anche ogni tanto anche a noi questo gioco ci dà la possibilità di anticipare da dietro. Ancora Lasagna, passa il tiro, ma gran parata del portiere del Milan. Smalling, rilancio sbigliente e prende giunta il pallone. Con calma, ora può lanciare il Pisa, bello questo 1-2, mette in mezzo la palla Gunther, forse troppo in fretta, troppa fretta, attenzione che il Milan avanza adesso, Caicedo, Martinelli, la coppia che ha, aspetta, seguiamo prima questa azione del Milan, attenzione, esce, dicevo la coppia che ha fatto sì di quel Milan dei record per quanto riguarda le Master League giocate da me in questi 21 anni o da quando c'è la Master League. 38 partite senza sconfitte. Penso che questo record sia solo più da cercare di eguagliarlo e basta. E batterlo, non si può batterlo. Gunther, ancora Boutroide. Boutroide, attenzione, si addormenta, ma qui c'è un mezzo fallo di Rossettini, Caicedo, grande, fermato bene e poi recupera la grande Gunther, gran chiusura. Proviamo a alzare leggermente la squadra. Eramo, cosa fa? Bisticcia col pallone Eramo, c'è già qualcosa che non va in sta partita, attenzione, ora Ionita che sta giocando la grande, fallo, marcatura mista, troppa fretta, Eriksen recupera, bella la palla qui verso Lasagna, si tocca poi in direzione di Eriksen che si gira, c'è il fallo, stranamente viene fischiato Eriksen, subito Ionita, ancora la palla crociata, si gira, tocca in direzione ancora da questa parte, poi Gunther mette in mezzo per Boutroide, attenzione, perché il Milan rischia l'autorete, rischia l'autorete. Gran palla di Gunther, noi facciamo sempre la nostra passettina da centrocampo, tanto la metti in mezzo, non segni di testa neanche a morire, attenzione a fuori gioco, non c'è, bene, niente da fare, Pizzi qui è più bravo, attenzione alla pallatina, poi Calafiori all'indietro, Godin, 33esimo, 0-0, una partita che il Milan sembra per adesso accontentarsi dello 0-0, ma sono convinto che il secondo tempo il Milan arriverà. Vedete qua la meccanica che vi dicevo, i movimenti, crociata aveva tutto il tempo di recuperare quella palla, ma il gioco non te lo permette di fare. Ora Pizzi, attenzione alla palla in mezzo, ecco qua, sbaglia il movimento, è il Milan fa gol, meccanica assente. Guardate il movimento che ha fatto fare il gioco, guardate il centrale su Malinowski, guardate, guardate dove me lo fa andare, ma, boh, ma si può ancora giocare un gioco così ragazzi, ma puoi, andiamo avanti,
Milan in gol, quindi attenzione, Eriksen, pallone ora Lasagna, bocciata, bravo, bravo, prova il tiro, bravo, errore di blocca, è inutile che cambio squadra, il gioco è sempre quello, Eriksen non salta, gli ho dato il comando, non me l'ha fatto saltare. Pallone da questa parte a Pizzi, fermato da un ottimo Gunter che chiaramente mi fa rimanere giù il giocatore 2 ore perché possa recuperare la palla la squadra più forte. Pina, perché questo gioco è basato solo su quello. Calafiori, fermata, attenzione, non va fuori la palla, no, miracolo. Lasagna, si gira Lasagna, tocca adesso in direzione di Eriksen. Porta verso Botroide, carica il tiro, palla che traversa, mamma mia che traversa che ha preso Botroide, attenzione, poi arriva, Eramo che è sul mercato, Eramo è sul mercato, attenzione, pallone da questa parte, ciao Milan, parte in contropiede, e qui mi sa che ci sarà il 2-0, crociata ancora, attenzione, non riesce ad arrivare sul pallone, Smalling, da terzino di fascia e lo ferma bene, bravissimo Cabrera, e finisce così 1-0 Milan, grazie all'assenza di meccanica di questo gioco il Milan vince 1-0. E ora andiamo a togliere perché non mi sta proprio più piacendo, e ci metto a McCartney. Lasagna mi sta non piacendo molto, neanche lui, ma dobbiamo farlo giocare, no, mettiamo la gomma, andiamo col secondo tempo di questa partita. Pionica, pallone crociato, Cabrera, McCartney già venduto, arriverà un libico a centrocampo, un po' più giovane di lui e forse anche un po' più forte, Eriksen, crociata, sbaglia tutto, cioè non è che sbaglia. Come sapete la CPU ha sempre gli uomini sulla linea della palla, poi guardate quanti passaggi fa, non ne sbaglia uno, non ha un rimbalzo, non ha un rimpallo. Capite bene che non si può più giocare a questo gioco. Qui è fallo, Bravo, meno male che gli hai dato, perché sarebbe stato veramente vomitevole se non glielo davi. Attenzione a Malinowski. Ragazzi, però se stiamo bassi così ci ammazzano questi. Già! Non c'è meccanica in sto gioco, guardate sta palla, vedete? Si disinteressano i giocatori del Milan e recupera il Pisi. Non va bene, non va bene. Pallone lunga, bellissima, ancora questa palla. Adesso per Lagumina. Parte il tiro, c'è il pareggio. Grande inserimento di Lagumina. Come se fosse Alice nel Paese delle Meraviglie. E la mette in culo alla capanna. 1-1, vaffanculo, eh? Guardate che palla Botroi, ah, difesa del Milan sui dischi volanti, con me non avrebbero giocato così, erano tutti compatti, si riparte comunque dai ragazzi, 1-1, diciamo che è piacevole, è bello vedere queste cose, ancora McCartney qui, gomita, ormai nervoso, sa che il prossimo, il girone di ritorno farà parte di un'altra squadra, attenzione al cartellino, rosso, no, giallo. Era già ammonito? Ma mi sa di sì. Attenzione. Eh sì. Porca miseria. Questa non ci andava. Qui nulla da dire. È giusta la ammonizione. Fallo brutto. Questo non è assolutamente fallo perché ritengo che sia spalla contro spalla. Ma vai a fanculo, vai, bastardo. Pezzo di merda. Ma dai, ma che fallo da espulsione è quello lì? Da ammonizione, scusate, così la prossima partita non c'è, mi sembra. Vabbè, va. Attenzione. Parte il tiro, ecco il gol. Ci sta il fallo ma non il cartellino. Malinowski. E vabbè, va, vai. Vabbè, va, lasciamo perdere. Vabbè, sto pezzo di merda di un arbitro, bastardo.
Isacca, cos'è Valeri, Bologna Juve, eh? Gonzales, crociata, pallone Gunter, ancora qui Eriksen, dai, dai Pisa, dai, la gomina, la tiene bene il lago, la tiene bene, ma poi bravissimo qua, attaccante del Milan, scusate le parolacce, ma cazzo quando ci vanno, a me non me ne frega proprio niente. Nagore, pallone lungo. Bravo qui Gunther. Copre bene col corpo e giustamente questo è fallo, nulla da dire. Ammonito anche Gunther? No. Attenzione Malinowski, mette in mezzo questo pallone crociata, fa finta. E vabbè, dai ragazzi, proviamo a salire tutti insieme, tutti uniti, fino alla fine. Non vado neanche a ritoccare la formazione perché tanto con uno in meno dobbiamo solo pensare a pareggiarla, perciò a rischio di prenderne 3 o 4. Gunther, Wan-Bissaka, anche perché non ne voglio andare a mettere lo schema, a modificare, tanto non serve a niente, decide lui. Calafiori, pallone lungo, attenzione che siamo però troppo alti adesso. Gonzales. Bravo Martinelli, bel giocatorino, bravo bro qua Gonzales, si deve avanzare, attenzione, non c'è spazio qui per fare il filtrante. Ionita, bella la palla che pesca, crociata, pallone adesso a Boutroid che però mamma mia scatta dopo, lancio lungo, non è da lui, Isacca, no, alza la mano Gonzales, guarda che non è fuori gioco, bravo, è forte. Però noi l'abbiamo dato via. Per ovvi raggiunti i limiti d'età, 27 anni, ho bisogno di gente un po' più completa. Attenzione però adesso, la replica del Milan con Caicedo che viene fermato da grande Cabrera. Pallone in avanti, adesso la Gumina che si può girare e mandare questo pallone per Eriksen che tiene bene palla. Niente da fare. Non riesci a fare nulla. Però questa è ancora giocabile. Quella con l'Inter, se la vedevate vi mettevate le mani nei capelli. Pallone a Calafiori. Attenzione a Martinelli, che c'è da quando Mister Bruno l'ha voluto dall'Arsenal. È un buon prospetto, un bel attaccante giovane. Ancora Martinelli, che può avanzare. Wan-Bissaka. Attenzione, espulso? No, bastardo. Vediamo, guardiamo le gambe di Wan-Bissaka. Sì, ci sta, non ha toccato la palla, questo è fallo. Pensavo lo buttasse fuori. Malinowski, attenzione alle incornate di Caicedo e Martinelli, mette in mezzo proprio a lui, attenzione, poi la tocca, il pallone che va oltre il fondo campo. Dai Leno, un po' più deciso, un po' più veloce a manovrare la squadra della difesa quando devi rinviare, non siamo qui nella luce del paese dei sogni, Datti da fare perché te ne vai a fanculo pure te, Gonzales, io non sono Cairo e né Lotito, o Immobile che si fanno la guerra. Wan-Bissaka, qui ci vai i fatti, non le parole. Pallone lungo, è bravo Eriksen, mette questa palla per la Gumina. La tocca adesso? Vedete, non te li fa muovere. Crociata. Pallone adesso però anche crociata, mamma mia. Dai, questo è fallo nostro. Guardate, guardate. Fino all'ultimo respiro. Rossettini, ormai Milan vede i 3 punti grazie all'assenza di meccanica di questo gioco, soprattutto sul primo gol. Martinelli. Vediamo. Non l'ha neanche toccato, si è sbilanciato da solo quando si è girato, fischia il fallo. Capite bene che è diventato impossibile da allora. Vabbè, entra Carrico e esce Ionita. Palla in mezzo, Eriksen colpisce di testa, chiaramente arriva prima Nagore di Boutroid, che Nagore è più veloce di Boutroid.
Come no? Come una pera con un'acciuga. Botroid. Pallone ancora Eriksen, attenzione. Palla da questa parte. Bravo Carri. Crociata, 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 crociata. Pallone qua. E adesso niente da fare. Cabrera spostato in avanti. Adesso c'è il 3-1 del Milan. Allarga intelligentemente. Va in porta Leno, va in porta. Porca troia, che chiusura, triangolo e cerchio che ha fatto con Wan-Bissaka. Incredibile. Adesso lasagne, lasagne. Ancora verso Botroid. Oggi non c'è. Botroid oggi non c'era. Giocavamo in 10. Pizzi. Milan più forte. Nulla da dire. Nagore. Molin. Fallo ancora. Va bene, dai. Attenzione. Palla che rimbalza come telefilm flipper, il delfino curioso. Cabrera. Pallone a Botroi. Dai, che forse facciamo una mezza azione di contropiede. Forse, eh. Ancora Eriksen che tiene bene palla. Ancora Lasagna. Ancora Eriksen. Che aspetta l'appoggio sulla fascia, vediamo se arriva. No, non arriva. Palla in mezzo, bella Lagumina che la stoppa. Tocca ancora in direzione di Eriksen, fa il tiro a giro e c'è gol. E questo, anche se abbiamo avuto culo, la mettiamo nel culo la meccanica di sto cazzo di gioco che non c'è. 2-2. Mi spiace, è così, così. Bel tiro a giro. Errore qui del portiere, potremmo anche bloccarla. Cosa chiama? Cosa guarda qua? Ma che fuori gioco vuoi? Fammi capire. Tua sorella o chi? Cioè. Deviato. Stato sorpreso. Ma no, voleva il fuori gioco. Ma che fuori gioco? Dove? Entrano Rebic in via. Escono Martinelli e Caicedo. Mamma mia, Ibra. Attenzione. Avrà 120 di over. Finisce così, che senso ha avuto cambiarli? Capite bene che gioco è, no? Capite bene. Cosa cambia il giocatore che è finito il tempo? Secondo me troppo pesce crudo fa male, eh? Mangiare schifoso, madonna, che schifo. Andiamo avanti. Andiamo a vederci i risultati. Juve che vince a Verona, Reggiana batte il Pordenone, la Roma perde, vince l'Inter, vince ancora il Torino contro la Lazio 4-1, Napoli e Atalanta 0-1 e via via le altre. Andiamo a vederci la classifica, ragazzi, e ci salutiamo fino a quando non avrò tempo di nuovo di fare una registrazione di questo pseudo gioco di calcio, fra virgolette. Allora, Inter 47, noi ormai. Ripeto, non ci dobbiamo pensare, dobbiamo mantenere questa zona qui che sarà l'Europa League, e allora poi sì che faremo una gran campagna acquisti, ve lo dico io. Atalanta 32, Verona 29, Napoli 27, Bologna, Roma e via via le altre. L'Empoli tornerà in Serie B e questo Crotone ha la possibilità di salvarsi. Va bene, è tutto ragazzi, ciao a tutti, belli e brutti e via. E grande Viviani al giro. Grande Viviani. Ciao a tutti.